Hi guys, fa la galera Hola Chicos. Ragazzi, adesso invece, per chi non sa, già ho fatto due video sulla nuova auto, la Vypid FMJ. Andiamo a vedere invece gli uffici, ragazzi, queste warehouse che sono state inserite. Come vedete ce ne sono quattro. La più economica è questa qui, la Maz Bank West, quella che poi ho già comprato, quindi vedete il pallino verde. Poi c'è l'Arcadius Bank, la Maz Bank Tower e la Long Bank West. Diciamo che la più cara, ragazzi, è la Maz Bank Tower, che costa, come vedete, 4 milioni addirittura. Invece qui siamo alla schermata personalizzazioni, dove voi potete sia decorare, diciamo, l'appartamento, spendendo ovviamente soldi in più, avere un personale femmino o maschio. Io ho preso una femmina. Cambiare il nome dell'organizzazione, ho scritto la mia organizzazione è AX Team, ragazzi, cambiando anche il font. Potrete anche avere un armadietto armi, ovvero potete posare le armi che non vi servono in free mode, in free roam, oppure durante le missioni. E quindi io per esempio personalmente ho molte armi che ho buttato e se le rivoglio le dovrei comprare. Invece con questo metodo, che è molto intelligente, voi potete depositare qui le armi che non vi servono, diciamo, in generale, però comunque non le buttate, le avete sempre lì. Poi avete questo safe, che sarebbe credo la cassaforte, quindi potete depositare il denaro qui, anche se non capisco a cosa serve, perché io non l'ho comprato. Io praticamente ho comprato l'appartamento normale senza spendere nulla, ho speso 1 milione, quello là più economico, perché raga, mi è rimasto 1 milione, ora voglio fare soldi per comprarmi la Pegasi Reaper. Ma in generale non vedo il senso di comprare cose inutili. E poi abbiamo accommodation, che sarebbe, ragazzi, un alloggio dove dormire oppure dove far dormire i nostri ospiti, ma è un'altra immensa cagata secondo me, che costa praticamente più di 700.000 dollari, quasi 800.000 dollari, quindi per me è una stronzata. Ora addentriamoci nell'ufficio. L'entrata è molto bella, ragazzi, anche questa qua diciamo dell'ufficio più economico, della Maz Bank Ovest. E come potete vedere, all'ingresso ci ospita la nostra assistente, che ci farà vedere come è fatto il nostro ufficio, ragazzi. Quindi ci presenterà tutte le stanze del nostro ufficio, partendo dal salone, arrivando anche a farci vedere quelle cose che io per esempio non ho comprato e che comunque possono essere espandibili in futuro, diciamo dopo aver comprato l'ufficio base. Quindi non è che se voi non comprate le decorazioni inizialmente poi non avete accesso a comprarle dopo, potete comunque farlo. Ci fa vedere le postazioni d'ufficio, di scrivania, e del guardaroba, del bagno e tutto il resto. Quindi una casa molto lussuosa, molto definita dei dettagli da parte di Rockstar, quindi molto bella, raga. Io personalmente vi consiglio di spendere quanto meno è possibile, perché comunque credo che non cambi nulla tra se non la posizione, la mappa di alcune cose, ma credo che non cambi nulla. Nel caso poi mi sbaglio, raga, vi farò un video, ovviamente correzione tra virgolette, vi spiegherò se magari con la Maz Bank Tower, in cui spenderete 4 milioni o più, potrete avere dei vantaggi riguardo ai guadagni o altro. Arrivate all'entrata, potete parlare con la vostra assistente prendendo il pulsante destro del joystick, e potrete chiedere un veicolo Pegasus, potrete chiedere un veicolo personale del garage normalmente, quindi in genere questo. E poi ragazzi, vi farò vedere qui nel gameplay un po' come è fatto l'ufficio. Qui possiamo sederci praticamente al PC, però potremmo organizzare le nostre attività. Però ragazzi, io qui ero in un invito, diciamo una sessione a inviti. Invece per fare qualsiasi attività bisogna stare in una sessione pubblica, quindi niente attività in sessione a inviti, bisogna stare per forza nella pubblica con i vostri compagni, diciamo. Inoltre poi mi sono seduto un po' qui alla scrivania, quella là del trailer, ma più che altro è solo un'animazione, raga, vi sedete e non fate un cazzo, cioè state lì seduti e vedete questo bellissimo, come chiamarlo, questa bellissima miniatura di Los Santos, ma poi niente di più, è una stronzata, diciamo, ecco. Sul divano potete sedervi a giocare a un mini giochino molto simpatico, e poi niente, raga, mi sono fatto un bicchiere di succo di frutta e questa è, raga. L'ufficio sicuramente servirà a cose molto più importanti, che vi porterò nei prossimi video, a missioni che vengono fatte con i vostri compagni. Ultima cosa, ragazzi, quando uscite dall'ufficio potete uscire in vari modi, sia a piedi, diciamo giù, potete salire sul tetto del palazzo, oppure potete uscire con un veicolo Pegasus che avete a disposizione, che avete comprato, ok? Quindi per esempio se noi usciamo il Buzzard, questa è l'animazione, praticamente ci troviamo sul tetto del nostro palazzo con il Buzzard, ed è una cosa fighissima, ragazzi.
quindi non c'è nessuna differenza tra il comprare un ufficio di 1 milione qui o quello della Mezbank, a parte il fatto che ovviamente quello della Mezbank è il più alto nel gioco, diciamo il palazzo più alto nel gioco, e poi ragazzi potete atterrare e ritrovarvi velocissimamente un ufficio. La cosa molto particolare che ho visto è che se per esempio scegliete il Liberator, come ho fatto io, vi ritroverete due auto, sia la vostra auto personale che il Liberator che ha l'icona arancione nel radar. Quindi una cosa, penso questa sia una novità, non lo so, non sono quasi mai in free mode, però non sapevo questa cosa. Se non avete visto i video antecedenti riguardo la Rapid FMJ e la sua velocità massima, ho fatto un test di velocità proprio tra tutte le auto per vedere qual è la super più veloce, ragazzi, quindi magari andatevelo a vedere e vedete un po' se vi conviene o meno comprarlo. Domani vi porterò, domani delle gare stunt fatte con la FMJ, sperando che vi piacciono. Raga, se siete arrivati fino a qui, mi raccomando, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici italiani, sapete che ci tengo, e ci vediamo sicuramente a un prossimo video. Falou!